Bene ragazzi, eccoci qua. Io, come vi ho detto, sto cercando di controllare, di fare dei gameplay a 20 a 30 minuti, 40. Non voglio arrivare a 50, effettivamente forse è troppo noioso dopo. Perché io, come avete visto, faccio un po' via vai avanti e indietro. In tutto ciò siamo a 56 minuti di partita. Infatti, come vi ho detto, io cerco di continuare. Infatti ecco che metto pausa, così capite che stiamo facendo tutto lo stesso percorso. Cioè è lineare, insomma. Bene, mo abbiamo preso pure un buon equipaggiamento che mo sfrutteremo a nostro vantaggio. L'apertura, perché mo noi ritorneremo dove dobbiamo ritornare. E rifacciamo il percorso al contrario di nuovo. Cioè non andremo subito dritti. L'unica cosa che voglio ritestare notte è una cosa della cassaforte. Non è che qua mo mi fotte Nemesis se arriva, no? Sapete com'è? Forse però passerei di qua volentieri, Assolutamente ripasso di qua volentieri. Sì, che là sopra non credo che ci sono altri zombie da ammazzare. Giusto? Perché da lì dobbiamo ritornare, Passiamo per di là dopo, credo. Vediamo qui. Lo sapevo che eri vivo. Lo sapevo che tu dovevi diventare... Oddio, ritorna indietro! Non me l'aspettavo che ritornasse indietro. No, mi ha fregato! Da cavolo! Non è facile fregare. Ah, mo morivi dopo un colpo, mannaggia a te. Già attenzione, non ci credo, come? Già attenzione, porca miseria. Un morso ha fatto. Però riproviamo a toccare, io sono troppo curioso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Facciamo così, 1 e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No, non è... Io sono troppo curioso. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Comunque ho sbagliato, doveva essere 8. Aspettate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vediamo ora. No, niente, vabbè, pazienza, ci ho provato. No, e allora hanno modificato la cosa e devo capire qual è. Vabbè, sta scritto da qualche parte. Sì, perché non si sa mai se appare qualche nuovo zombie, capito? Mo il fucile a pompa ce l'abbiamo bisogno per forza. Comunque cacchio, sono già ferito con un morso, Vabbè. Ma io sento altri passi. Vabbè. Andiamo a prendere il fucile a pompa. Ci serve. Dov'è? Eccolo. Ovvio, usalo subito. Così prendiamo poi le munizioni e ci serviranno, Secondo me Nemesis esce col fucile a pompa. Volete scommettere? Allora, per prima cosa combiniamo. Oh, che bello. E niente, per il momento questo. Comunque mi ha fregata la grande quel tizio, Oh, livello normale la vita te lo tolgono in un secondo. Attenzione, mo dovrebbe uscire lo zombie. Appunto.
Ah, fanculo, ce l'ho fatta. Ti ho fatto pure un one shot one kill, però. Tra virgolette, one shot one kill. Però attenzione che qui dovrebbe uscire i nuovi zombie. Giusto? Sì, solitamente controllo perché... No, hanno modificato, non è più come prima. Però devo ancora andare da una parte. Un po' di ansia ti viene però adesso, perché non sai come funziona. Apriamolo perché qua ci serve. Oh, ma non ci credo. Uccidilo, 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 è ancora vivo, fidati, è ancora vivo. Siete leggermente aumentati rispetto all'ultima volta, madonna. Siete leggermente aumentati. Allora, il fatto della tanica, che molti possono dire che, oddio, è una cosa puramente action. Tranquilli che questa dinamica qua esisteva nell'originale e si fa proprio all'inizio. Già per farti capire come funziona il gioco. Qui ci sta uno nascosto? No, però le granate mi servono. Apriamo. E munizioni, munizioni, ottimo, munizioni, perfetto. Allora... Sì, perché io devo controllare per stare sicuro al 100% che sto facendo una cosa giusta. Madonna. Questa... Prima di andare là, fermi. Fermi. Rifermi un'altra volta. Allora. Cacchio, ecco dove mi sono dimenticato di andare. Mi sono scordato di andare da una parte. Nel negozio. Vabbè. Allora, prima di tutto, deposita. E questa è la prima cosa. Secondo, prendo un attimo questo. Prendi. Perché questo così mi curo. Sfidatevi, non si sa mai. Usa. Poi, usiamo questo. Prendi. Perfetto. Mo, ste cose sono essenziali adesso. Da ora in poi, ok? Da ora in poi ci servono. Raga, o la va o la spacca, Niente Nemesis? Meno male, niente Nemesis. Sì, perché io ho paura che becco Nemesis. Non c'è niente da fa. Ho paura di beccare Nemesis più volte, oltretutto. Allora, a sto punto, sapete che faccio? Perché io mi sono dimenticato di andare in quell'altra parte. Quindi, mo andiamo un attimo a quel negozio dove mi sono scordato di andare. Raga, ero sicuro di beccare Nemesis, vi giuro. Perché ormai io sto aspettando solo di ribeccarlo. Perché Nemesis sarà una gran rottura. E in tutto ciò solo ora ho notato che là... Ah, non si può passare. No, perché era una porta, giustamente. Sono cretino... Perché sono tornato troppo indietro? Sono troppo cretino. Sto pensando, scusatemi. Ok. No, sono cretino io, dovevo ritornare. Sono troppo indietro, sono andato. Lo ammetto. Scusate, può succedere. Ho sbagliato. Ecco qua, qua dovevo entrare. Vedete? Perché ho lasciato delle cose, sicuro. Però la strada, c'è un ingresso, no, è scassato, ok, Allora, prendiamo prima questo, che è importante.
Purtroppo pure questo è importante. Ma dai che rottura. Sto pensando se ho dimenticato qualcosa. Mo faccio una cosa, no? Perché devo decidere cosa devo, come devi gestire, perché purtroppo qua la cartellina tu ce l'hai molto poca, sapete com'è. Ce l'avete leggermente uno spazio limitatissimo, quindi tutto ciò che trovi ti può servire in futuro, quindi posso depositare per il momento questo, perché non ce l'ho, non ho spazio, deposito questo, anzi, no, forse sapete che, prendo questo, mo vedete che faccio. Sì, perché mi sono tolto la cura, perché tanto se vado a prendere lo spray a sto punto è inutile avere due cure, capito? Qui ho fatto fuori i zombie. No, comunque Nemesis ritornerà, non so perché, ma sicuro, perché quella cosa della demo non può essere una cosa inventata. Dove sei? Eccoti. Prendiamola, rubiamo, ci strafoghiamo di cure everywhere. E ce ne andiamo, dobbiamo andare per di là, andiamo per di là. Per curiosità, se io salgo qua sopra, che succede? Curiosità. No, ok, non c'era nessun altro nemico, ok, va bene. Allora, mo scendo. Allora, quando avrò quell'altro coso da sbloccare, ritornerò qui, in questa zona. Per forza. Quindi, quando avremo l'occasione di sbloccare queste cose, faremo un bel giro di perlustrazione. Andiamo a vedere qua che cosa devo fare adesso. Lui è morto. Aveva fatto un bel giro di perlustrazione, in tutto sommato. Voglio vedere se non dimentico, se non c'è, perché mo questa è zona nuova, ragazzi. Da qua ora in poi è tutta zona nuova. Io non so puramente niente. E voglio anche fare una perlustrazione, perché se becco la testolina, perché questi sono nascosti, capito? Quindi ti possono servire. Intanto andiamo. Bellissimo. Allora, fermi. Allora, sta zona, quella zona lì che vedete, lì, vedete qui davanti, era una zona del gioco originale, quindi un bel riferimento. Non posso passare lì, figurate. Mamma mia. Non so dove andare. Sei morto. Ok, sei morto. Diario di un soldato ABCS. Eccolo qua, questo è un altro. Medio Oriente, Europa, Africa Orientale. Africa Orientale, raga. Riferimento probabilmente, raga, a Resident Evil 5. Però non so, può essere pure una cosa del soldato, che appunto è un soldato. Qua abbiamo qualcosa? No. Vedete come devo perlustrare a fondo un po'. No, il fucile a pompa no, ancora no, stiamo scherzando. E la granata poi come lo uso? Cosa? Ah, ok, quindi praticamente, ok. Vedo zombie là. Ma io devo camminare piano piano, che sento cani. Vedi, ci sono i cani là, guardate. Oddio, arriva. Elettricità, aspettate, mo li sciocco. No! Cavolo, volevo fregarlo.
dai, madonna che danni. Ma dopo cagnolino, più o meno, povero col cavolo. Non si sa mai, madonna. Ma non posso già farmi così male, è assurdo. E ho messo livello normale, madò. E poi mi dicono, no, beh, con Resident Evil puoi fare un gioco veloce. Certo, vaffanculo. Però io ho paura che mi becca qualcuno, però. In tutto ciò ora ho notato che là ci sta pieno di... Madonna, che brutta cosa. Oddio, sta la zona! Aspetta, la zona dei cani. Madonna, quanta brutta gente là. Oh, sta zona io la conosco comunque, è brutta. Sì, perché qua molti hanno fatto un game... Allora, sta zona è del parcheggio che, oddio, conosco, oddio, ho riconosciuto una vecchia macchina old car proprio. Madonna, le macchine sono vecchissime di design. Io poi che sti zombie romperanno le scatole, eh. Ma se io mi avvicino col coltello, li ammazzo? Come a te, ad esempio? Voglio vedere se ti ammazzo. Ti ho ammazzato! LOL! Allora posso ammazzare anche te a sto punto. Vediamo. No, questo no, ad esempio. Non lo posso ammazzare con questo. Questo non lo posso ammazzare. Ho ammazzato uno, ma non ho ammazzato l'altro. È fantastico. Sì, ogni tanto devo illustrare bene, perché può essere pure che c'è sta un infame di testolina... che balza. Ok, raga, questa zona comunque è della versione vintage di Resident Evil, almeno così dicono. Qua Nemesis, vedi verso l'alto, qua è quando Nemesis ti segue. Io non conosco niente della zona adesso, cioè nel senso che posso immaginare la zona, ma no, giustamente non avendo giocato. Non so. Almeno nella versione vintage. Però. Che bello. Combina subito. Combina, sì, immediatamente. Oh, serviva. Vedete che dovete sfruttare al massimo tutto. Qua c'è qualcosa. Raga, lo riconoscete sta zona? Ci passeremo sicuramente. Macchine devastate. Zombie bloccati, fantastico. Veicoli militari abbandonati è qualcosa di fantastico. Posso entrare qua tranquillo. Ah, questa zona. Guarda, wow, c'è già arrivata la zona elettrica. Vediamo un po'. Dai, non riesco a colpirti, donna. Ricarica, grazie. Vabbè, ho capito un attimo. Oh. Per sicurezza, Che culo. No, volevo schivarla in... Vabbè, ci ho provato. No, dove? Bastarda, pensa che mi metti ad andare a sbattere contro il muro.
Ma come cacchio fanno sti zombie a... No, veramente, no, sono, camminano in un modo... Siete solo in tre, vero? Perché mi avete stancato, eh? Oddio, quante zone di aprire... Vabbè, di aprire no, però... Ah, quindi si poteva passare anche per di qua, vabbè, non lo sapevo. Oh, madonna, sti zombie. Cioè... bene, mo basta che io scopro ste cose... E devo prendere in considerazione. Però, questo è un bel problema. Non proprio. So cretino. Ecco, ora non ho più problemi. Tiè, prendi. LOL. Comunque è pericoloso. Vabbè. No, per il momento ancora no. Perché quello mi cura al massimo, quindi a sto punto è inutile. Utile fino a un certo punto. Quindi facciamo così, usiamo questo. E prendiamo questo. Ok. Bene. C'è qualcosa qui che devo fare? Devo entrare qua dentro da ora in poi. Assafa! Madò, grazie! Davvero, mamma mia! Oddio, è rimasto solo con un proiettile. Madò. Devo... Mi ha un po' trollato. Allora, prima di tutto usiamo, prendi questo. Questo deposita. Per il momento è inutile tenerlo. Ok. Bene ragazzi, credo che qui stoppiamo, d'accordo? Quindi al prossimo video stoppiamo qua. Qui dal 38 passo e chiudo.